Tanta guagna per tutti, ragazzi. Qui è Guagna Cloudar che vi parla e oggi voglio mostrarvi il seguito della guida video della campagna di Diablo 3. Oggi in particolare vi parlerò della quarta, quinta, sesta e settima missione del secondo atto. La prima si tratta di Udienza Imperiale e per cominciare dovremo trovare Ashara nel bazar di Caldeum. Lei semplicemente ci permetterà di entrare all'interno della corte, diciamo, del re. E una volta arrivati, troveremo ad accoglierci numerosi nemici. Basterà sconfiggerli, non dovrebbe essere troppo impegnativo. E una volta sconfitti, potremo liberare Lea, che era stata rapita. E La furia non basta. troveremo solo quelle Se mi specie vedi, di ti serpi, faccio diciamo, saltare. come nemici. E qui Va si bene. aprirà il cancello. Una volta aperto il cancello, non saremo Finalmente ancora sei liberi, riuscito a infatti trovare dovremo la giusta. percorrere Grazie. un Ora puoi breve andare a tratto, leggere le cioè politiche. breve, un Spiegherò a tratto, Cloud cosa devo diciamo, fare. disseminato di mostri che compariranno o si trasformeranno da guardie. E arrivati in questa zona al centro dovremo Diablo 3. distruggere i quattro costrutti Tuttiamoci col evocatori. sistema Una costrutto evocatori. volta distrutti, libereremo la zona. E Sempre più furbi. rimuoveremo il sigillo che era stato posto a destra e potremo proseguire. Ci sarà ancora un corridoio, le scalinate, dopodiché arriveremo all'uscita, che semplicemente sarà Dovremmo poter accedere ai fogni da qui. Da l'uscita qui sono dal aperte le tombino. fogne. Infatti qua si aprirà e potremo scendere nelle fogne di Caldeum. Eccolo qua. Ho trovato mia madre Agnes. Nelle fogne Cosa fare? inizierà la quinta missione chiamata Alleati Inaspettati e qui dovremo trovare la fossa immonda. Diceva la verità. Mia madre Dovremo Lea. quindi fare una Perché non breve me lo dicevi? Non l'ho esplorazione sempre saputo. in Madonna, cui Agnes. appunto in questa breve Lea Lorenz. esplorazione arriveremo nella Sono il fossa dove figlio di troveremo la Agnes. mamma di Lea che si chiama Adria. Adria infatti sarà tenuta prigioniera. Dalle solite serpi, in particolare ci sarà una specie di boss che sarà una serpe elite, diciamo. Troveremo, vabbè, i vari detriti, i vari mostri, ma come al solito non dovrebbe causare particolari Agnes dovrebbe problemi. essere Eccolo quassù. qua, partirà il video e qui vedremo le quattro serpi con l'elite da sconfiggere. Ecco fatto. Arrea ci parlerà e ci farà Finalmente. tornare all'accampamento. Aprirà lei stessa il portale, basterà cliccarci sopra. Eccolo qua. Qui Ehi, sei là? Sono qui, parleremo. Agnes. Mi sorprendo. Che guardi? E parlando con Lea partirà la sesta missione. La sesta missione è l'Oradrim rinnegato e dovremo trovare l'ingresso dell'oasi di Dal'Gur, in cui troveremo la testa di Zoltun Kulle, che sarà colui che ci dovrà dare la pietra nera delle anime con cui Dio, ma quindi imprigionare dobbiamo almeno Belial e poi riuscire a Asmodan. entrare. Si chiama Oradrim rinnegato in quanto è stato rinnegato, diciamo, dai propri compagni, in quanto Scusami, ma io lui non. bramava Ho sempre il potere di un pensato. dio e gli altri Oradrim, essendo preoccupati, l'hanno rinchiuso e hanno diviso la sua testa dal suo corpo e da due boccette di sangue. Che dopo nelle varie missioni dovremo recuperare. Qui intanto ci troviamo nella cisterna in rovina, in cui dovremo fare una rapida esplorazione, anche se sarà piuttosto vasta, diciamo, e per trovare l'accesso all'oasi. L'oasi, oltre ad avere alcune missioni secondarie, sarà anche uno dei posti in cui troverete un ingrediente. In cui potreste trovare un ingrediente per forgiare il bastone da Mandriano che serve per entrare nel Wismishire level. Qui siamo nell'oasi di Dal'Gur e qui dovrete trovare le rovine dimenticate. L'oasi di Dal'Gur è abbastanza vasta, diciamo. Infatti troverete i nemici, come nemici troverete questi uccelli qua. Poi troverete i soliti caduti, con i caduti supremi, i caduti profeti e così via. E
Mi serve più tempo. Poi vabbè, ci saranno queste piante che daranno un'esplosione e questi nemici qua che provocheranno dei tornadi intorno a voi e potrebbero farvi anche abbastanza danno. Ovviamente qui ci sono, ad esempio lì sopra alla rupe probabilmente poteva partire un evento secondario, solo che diciamo in questo momento mi stavo concentrando sulla missione. Inoltre potrete trovare anche dungeon secondari che potrebbero sempre tornare utili e soprattutto a chi interessano le imprese è necessario esplorare tutti i dungeon di tutti gli atti, per cui quando compaiono è altamente consigliato di esplorarli fino in fondo, in quanto non è detto che ricompariranno spesso. Ci sono dungeon che io ho trovato solo una volta e sono alla fine della modalità inferno, per cui non è così scontato che riappaiano. Qui dovrebbe esserci la caverna del pescatore, se non ricordo, sì, eccola qua. La caverna del vecchio pescatore, cantina del vecchio pescatore, scusate, in cui troverete solo un elite, molto semplice. Potete fare una breve esplorazione, cliccare sui cadaveri nella speranza che vi diano qualcosa, anche se non sempre sono così proficui, diciamo. Mi sto ricaricando. E finalmente arrivo a capire che l'ingresso è un po' più a nord e inizio ad esplorare, perché pensavo che il bordo della mappa finisse qua, invece ho visto che era ancora abbastanza ampio, quindi mi sono sbagliato. E vabbè, nelle rovine dimenticate dovrete appunto cominciare col trovare la testa di Zoltun Kull, che è il primo pezzo necessario. Muori! E diciamo li troverete tutti in alcuni dungeon. Nei vari dungeon troverete i pezzi necessari. Mi serve più. Questo vabbè è un mini boss, diciamo, così secondario, se qualcuno è interessato a sconfiggerlo. E per di qua trovo finalmente l'ingresso, oltre a dei campioni, in quanto l'ho esplorato credo praticamente tutto. Non posso ancora farlo. Non ho avuto molta fortuna in questo caso. Di solito sono un po' più fortunato quando gioco almeno in singolo. Sì, si consiglia di sfruttare lo scenario. Ad esempio i fiori lì esplosivi, poi ci sono anche le cisterne, le assi che possono aiutarvi a intralciare i nemici, a togliergli vita, e non sono da dar per scontato questi bonus, diciamo. Eccola qua finalmente le rovine dimenticate, e qui bisognerà trovare la testa. I dungeon si presentano come abbastanza ampi e troverete un discreto numero di campioni ed elite all'interno. Infatti, diciamo, questa missione qua è questa, e la successiva sono le più indicate, diciamo, per fare punti esperienza, in quanto poi quando si è a livello 60 si ha anche il bonus Nephilim. Mi serve più tempo. Che dà più 15% ogni bonus, sia un massimo di 5, e per ogni bonus si ha un più 15% al ritrovamento di oggetti magici, più 15% di ritrovamenti oro e più 15% di esperienza, quindi per un totale di 75 quando si ha il bonus al massimo. Il bonus ha una durata di 30 minuti non posso ancora farlo. Per ogni elite campione ucciso,
Quindi ogni volta che si uccide un elite o un campione, il timer si riazzera e riparte da 30 minuti. Anche quando si è già raggiunto il limite di 5. Inoltre, poi, grazie ai nuovi livelli di eccellenza che sono stati aggiunti, a qua intanto c'è la testa di Zoltunkul. E qua c'è l'obelisco da cui uscire. Comunque, tornando ai livelli di eccellenza, ce n'è 100. E ogni livello dà un bonus. Dà un bonus di ritrovamenti di oggetti magici d'eccellenza e d'oro d'eccellenza del 3% per ogni livello, per un totale di più 300%. Più il valore Nephilim fa più 375%, che è il massimo possibile. Qui parlerete con Adria e riporterà, diciamo, in vita lo spirito di Zoltunkul, che vi assegnerà la prossima missione chiamata Sangue e Sabbia, in cui dovrete trovare le due boccette di sangue appartenute a Kulle. L'antica chiusa dell'oasi di Dalgur si trova a nord della mappa, nel punto più a nord, e troverete sempre questa serpe elite a difenderla, diciamo. Poi Zoltunkul vi aprirà la porta, basterà aspettare qualche secondo e poi potrete entrare. Nell'antica chiusa, come vi dirà l'imperatore, dovrete aprire due diciamo leve di controllo, che si dividono in leva di controllo del flusso occidentale e orientale. Grazie a questo aprirete un passaggio e attraverso questo passaggio potrete raggiungere la zona successiva. Anche qui decidete voi se esplorare tutto o se fare il più rapidamente possibile. Ovviamente è piuttosto vasto, quindi se volete esplorarlo tutto prendetevela pure con calma, perché ci vorrà un po' di tempo. Mi sto ricaricando. Mi raccomando, ogni volta che trovate i goblin concentratevi su quelli, perché possono droppare veramente oggetti interessanti, come rari o anche leggendari. Anche se poi i leggendari possono essere droppati da qualsiasi parte, i goblin hanno una buona percentuale di drop. Ecco qua, finalmente arriviamo alla prima leva di controllo, diciamo. Qua sbaglio strada ancora una volta, in quanto il percorso è random per ogni dungeon. Quasi tutti i dungeon hanno il percorso random, di conseguenza non si sa mai precisamente dove andare. Eccola qua la leva, e ci apre il passaggio successivo, che ci porta al canale orientale, dove ci sarà appunto la leva di controllo del flusso orientale. Anche qui ci sarà la stessa fase di esplorazione, in quanto cioè i dungeon si presentano allo stesso modo, diciamo. Sono lo stesso tipo di dungeon, ovviamente anche qua casuali, quindi non lo troverete più in basso a sinistra. Diciamo, cos'altro si può dire? In questo luogo troverete i caduti, le serpi e anche eccolo qua, i serpentelli elettrici, le anguille elettriche, che potranno anche uscire dai corpi che ci sono per terra. Potranno uscire anche le serpi, niente di particolarmente difficile. Ah beh sì, ovviamente gli scheletri. Scheletri con scudo e scheletri normali, che abbiamo già visto nel primo atto, nel maniero. Solo che lì a volte erano anche, diciamo, scheletri incendiati, quindi ancora più pericolosi. E qui troviamo la leva, finalmente. Come avrete ben visto, ci sono molti elite, molti campioni, e questo offre buone probabilità di drop di oggetti e anche di esperienza. Quindi mi raccomando, questa è un'ottima zona per livellare.
anche se è un po' lunga, un po' monotona, però è uno dei posti migliori. Finalmente siamo arrivati al passaggio allagato. Qua è l'antica chiusa. E qui dovrete uccidere tutti i vari mostri e liberare questo uomo dalla botte. E questo uomo non è altro che Shen Lavaro, che sarà il vostro gioielliere. Prima avevate solo il fabbro, adesso c'è anche il gioielliere. Cosa fanno entrambi? Allora, il fabbro forgia armi. Per forgiare le armi servono materie prime, e le materie prime o le acquistate nella casa d'aste oppure le ottenete scomponendo oggetti. A voi la scelta. Ovviamente anche loro hanno i livelli, partono dal livello 1 e possono arrivare fino al livello 10. E per ogni livello ovviamente potranno forgiare cose migliori. Il fabbro ha bisogno poi di progetti per poter forgiare determinate armi. Ad esempio troverete progetti per... Intanto qua trovate Gavin il ladro e il crogiolo. E lui poi se ne tornerà a casa qua una volta raggiunto l'antico sentiero. Comunque il fabbro può forgiare appunto le armi e gli servono i progetti che potete trovare o comprare sempre sulla casa d'aste. I progetti semplicemente vi indicheranno... è possibile forgiare un'arma ad esempio con 4 abilità magiche, per fare un esempio, 5 abilità, 6 abilità, dipende dal progetto. Il gioielliere invece serve per forgiare le varie gemme. Per ogni livello che avanza ovviamente può forgiare livelli di gemme superiori e in base al tipo di gemma servono anche oggetti diversi. Servono le gemme del livello prima ovviamente, poi servono in base al livello, per i primi livelli servono, cioè per i primi non serve, poi successivamente servono le pagine, dopodiché servono i tomi del gioielliere. Dopodiché servono i tomi segreti e alla fine servono i tomi, le ricette vere e proprie per forgiare ad esempio le gemme stellate e così via. Quelle lì hanno anche un discreto costo, mentre le prime costano proprio poco. Anche lui ha un limite di 10 livelli. Intanto siamo arrivati nella cripta dell'assassino, che è la prima, che si trova solitamente nella zona sud. E in questa zona troverete la prima boccetta di sangue. Prima boccetta di sangue che non ha niente di diversa dall'altra, infatti in entrambe diciamo il dungeon si presenta allo stesso modo. E so che l'ho già detto almeno due volte, ma ripeto, questa missione qua, quella prima volendo, e poi ancora quella successiva che si chiama la pietra nera delle anime, sono le tre missioni migliori per droppare finché si è a livelli bassi. Poi l'atto che ha più possibilità di farmare buoni oggetti è il terzo. Però questo qua presenta nemici piuttosto deboli, diciamo. E allo stesso tempo contiene molte elite, molti campioni, molti nemici e molti oggetti di conseguenza. Quindi è un ottimo posto, mi permetto di dire. E questo per la caverna del traditore. La cripta dell'assassino invece è leggermente diversa, in quanto si tratta di una specie di grotta. E questa grotta si suddivide in due livelli, il primo in cui non troverete niente di speciale, solo nemici, e vabbè, elite e cose varie, e il secondo invece troverete la boccetta di sangue. Ormai ho perso il conto degli elite e dei campioni, però come avete visto penso che almeno una decina li abbia già sconfitti. Qua c'è l'obelisco come punto di uscita. Finalmente si torna fuori. La seconda grotta, che sarebbe la caverna, chiedo scusa, la caverna del traditore, si trova nella zona nord. Come ho già detto, è abbastanza random,
Però, mentre la prima è a sud, la seconda è a nord. Solitamente sud-ovest e nord-est, diciamo. Però non è una regola. Per cui... cioè, nord e sud è una regola. Nord-est e sud-ovest, invece... potreste trovarla anche a parti opposte. Raramente, però potreste trovarla. Mi serve più tempo. Qui non mi ricordo bene quanto ci ho messo a trovarla. Ah, qui sotto c'è un tesoro nascosto. È un baule splendente. E vabbè, il vostro personaggio probabilmente dirà che non ci sono nemici nei paraggi. Strano. E appena voi lo aprirete, ovviamente compariranno una discreta quantità di nemici. Niente di particolarmente potente, però dovrete sconfiggerli. Questa è la seconda parte, la caverna del traditore. E qui dentro cosa dire? Qui dentro troverete diversi nemici, troverete, vabbè, le uova da distruggere, i serpenti morti come oggetti. Mentre come nemici troverete i soliti ragni che abbiamo già affrontato, i pipistrelli. E queste invece, le bocche benefiche, sono nuove. Sono queste specie di... non so come chiamarlo. Sembrano quasi delle gigantesche zone coperte di muschio che sputano fuori delle palle di veleno, credo siano. E basterà distruggerle, non sono particolarmente potenti. Ah, inoltre potrete trovare anche dei serpenti che usciranno dal terreno e se riusciranno a prendervi, vi mangeranno. Ovviamente non vi uccideranno, vi toglieranno una quantità di vita, però vi mangeranno. Altrimenti potrete combatterli e intanto vi toglieranno vita. Qui sono anche i ragnetti, ovviamente. Diciamo che troverete tutta la famiglia dei ragni, per capirci. Qui arriviamo al secondo livello. E nel secondo livello ci sono sempre le solite cose, ragni. Vabbè, uomini morti da cui che possiamo depredare, macchie di muschio, larve e così via. Ah, vabbè, ci sono anche i ghoul e gli sciamidape, però cioè diciamo non sono niente di speciale. I mostri un po' più potenti arriveranno più tardi, diciamo. Qui il solito cercatore di tesori che è sempre ben accetto, soprattutto da chi è alla ricerca di leggendari. Ah vabbè, i cumuli di pietra mi l'ho dimenticato tra gli oggetti da distruggere. La furia non basta. Però comunque, cioè, quasi tutti gli oggetti in questa caverna o sono nemici o sono da distruggere. C'è poco da dire. E... a parte, vabbè, ovviamente le fosse da cui... una volta su due escono fuori i pipistrelli elettrici, per cui anche lì non troviamo nulla di neutrale, diciamo. O bauli, o oggetti da distruggere, o nemici. Per cui non dovrebbe esserci dubbio su cosa potete fare. Cos'altro dire? L'importanza, vabbè, qua dei pozzi della vita. Ah, eccola qua, finalmente il sangue. Qui usciranno 4 fili di scheletri e basta. Tornerete e inizierà la missione successiva. Mi raccomando ragazzi, se vi è piaciuto mettete un bel mi piace e continuate a seguirci. Ciao!